Vogliamo approfittare di far uscire fuori le persone, visto che adesso le hanno liberate, a scattare delle bellissime fotografie nel nostro territorio, in 12 luoghi che noi invitiamo a visitare e a realizzare delle fotografie. Le tappe fotografiche sono state scelte da Valentina Pierucci, la marchigiana, la blogger La Marchigiana in Viaggio, e di conseguenza sono tutte del nostro territorio. Il concorso parte adesso, anche perché la stagione lo permette, e finisce il 1° di ottobre, dove verranno raccolte tutte le fotografie che le persone hanno scattato in queste 12 tappe. Si può partecipare scattando anche solo una fotografia in una di queste tappe o due di queste tappe, oppure in tutte le tappe. Comunque, per ogni tappa fotografica verrà comunque scelto un vincitore che andrà a finire il nostro calendario. E la prima settimana verrà praticamente messa anche tutta la produzione di fotografie nel nostro pagina Facebook, dove le persone verranno invitate a mettere like, e lì verrà scelto un vincitore dal pubblico, mentre invece il resto verrà scelto da una giuria che andrà a comporre le 12 pagine del calendario. Ecco, quello che viene prodotto sono dei piccoli oggetti da collezione. Beh, diciamo che ormai sono diventati dei cult, nel senso che molte persone, sia il formato che in qualche maniera permette anche una conservazione, perché comunque è un formato quadrato dove noi separiamo praticamente sempre la parte della fotografia dalla parte del mese, e quindi di conseguenza la parte superiore può anche essere staccata e diventare un comodo quadretto da appendere in casa, visto che sono immagini davvero molto belle. Ideostampa e il suo calendario sono idee radicate negli anni, da 15 anni. Qual è la filosofia che ha innescato questo processo creativo? Penso che il compito di un'azienda non sia solo quello di creare profitto e posti di lavoro, ma anche, se possibile, di ridare comunque un qualcosa al proprio territorio, specialmente in questo caso con delle iniziative culturali. Noi durante l'anno ne abbiamo tre: la prima è il concorso letterario, che quest'anno tra l'altro è arrivato a livello nazionale alla sua 6ª edizione; durante l'estate abbiamo la t-shirt, che è una maglietta affidata a un illustratore; e nel periodo invernale appunto un calendario che ogni anno affidiamo ai fotomatori con un tema scelto così a caso.